Ben ritrovati, secondo tempo, 33-27 punteggio per i Sebini. Coach, accendiamo la lavagnetta come di consueto. Accendiamola, teniamola nella penombra, dai, per oggi. Dopo parliamo di cose serie, dei motivi veri, ma intanto stavo guardando un po' le statistiche. Intanto ti dico che alla fine, incredibilmente, dopo il secondo quarto è andato come è andato, l'Alto Sebino è avanti quasi solo per la miglior percentuale ai liberi, il 90% e passa contro il 67% degli ospiti, più rimbalzi sugli scudi Squeo e Zampolli, che alza incredibilmente il suo coefficiente grazie a quello e alla precisione della lunetta. Ma al di là di questo, devo dirti, sempre guardando insomma i coefficienti di valutazione dei giocatori nel loro complesso, la pallacanestro fiorentina ha avuto un apporto maggiore dalla panchina e questo potrebbe essere preoccupante. Situazione falli non drammatica per entrambe le squadre, massimo due falli per giocatore, e insomma è chiaramente calata nel secondo quarto sia come percentuali che come rimbalzi, falli subiti, falli fatti nel secondo quarto. Insomma, bisogna tornare a giocare come nel primo e sperare che la panchina dia un apporto migliore. La palla è persa da Zampolli dopo che aveva messo a segno un ottimo jump dalla media per il 35-27, adesso è palla persa. Dicevamo Sebini che ha trovato bene nel primo quarto Squeo nel pitturato, che ha fatto dei danni veramente. Che poi è stato blindato dalla difesa di Firenze, che ha ancora Lasagni, va. Dove ha terminato, ricomincia. A bersaglio con la sua seconda tripla e riporta a meno 5, 35. Entrambe le squadre ampiamente sotto il 20% fino a prima sui tiri da tre. Sui tiri da tre, quindi dovranno per forza alzarsi queste percentuali da tre per entrambi, soprattutto certo. Per il Sebino. Certo, certo, come si abbassano quando tiri all'80%. Beh, cavoli. Poi dopo c'è una novità, comunque è entrato in partita Zampolli. Sì, direi che sì. Decisamente un altro Zampolli in questo frangente, va a bersaglio, Bianchi. Come dicevamo prima, Bianchi da tre, quindi è la seconda tripla consecutiva. Si riporta a meno 4 Firenze, 36-33 punteggio. Riceve Zampolli, palla sotto, non da... Palla persa, volo! Non succede niente, volo. Non è pescato niente. D'Angelo! Si è torso come un'anguilla. Di Facchino, Facchino? Facchino, sì, sì. Ha avuto un ottimo impatto da quando è entrato al posto di Touré. Sì, una brava marcatura. Anzi, il migliore come coefficiente, Sì. Il sì, migliore. Ha impattato molto bene, come dicevi tu, dalla panchina sono arrivati i punti per Firenze. Infatti si tiene Touré in panchina, che chiaramente beh, è sì, un po' il punto di riferimento di questa squadra insieme a Marusic. Probabilmente la sua forza è anche la sua debolezza, con Touré il gioco è più prevedibile, meglio studiato dal Sebino in settimana. Vabbè, danza sul parquet. Banzai. Giro di valzer. E intanto la mazurca. E Cavezzani era già lì, Era già lì. Vabbè. Attenzione alle rotazioni adesso, Qui Zampolli è importante, quello che farà benissimo, benissimo. Facchini può andare dentro. Arriva la Peppa. Stoppata sull'appoggio di Facchino. Zampolli scarica in angolo per Caversaggio. Che è caldo! Tratta, appoggia di sinistra, subisce il fallo. Bella! Precisamente un altro Sebino. Un altro Sebino, bravo, hai ragione. Sebino in attacco. Devo dire che mi è piaciuto il fatto che l'abbiano cercato immediatamente dopo la bella cosa che aveva fatto in difesa, e secondo me è un buon segnale. Sorrido perché altro Sebino è il nome che mi ha dato a un gruppo parallelo, diciamo, che segue la squadra. Ah, non sapevo che va di in questa. Anticipo in trasferta per visionare, studiare, sì, studiare, per visionare percorso, percorsi enogastronomici e cose di questo tipo. Ah, quindi ci sono delle operazioni sotto copertura qua. Esatto. Si parte alla mattina per arrivare con ampio anticipo e vedere di... È un'occasione anche per girare un po' l'Italia, insomma. Gli antesignani, ecco. Ancora pressione del Sebino, quindi sono stati bruciati 6 secondi, quindi solo 16 in zona di attacco per Firenze.
Se evitiamo una rotazione, raddoppio, arriva ancora la stoppata di Pilotti. Avversario litiga con il pallone, Pilotti anche da qui. Tre, il timido è corto, quasi sul secondo ribalzo entra. Sarebbe stato bello vederlo entrare, insomma. Si corre, si spara ancora da tre Firenze, solo Ferro in ribalzo di Belloni. E Firenze deve allargare il campo solo così. Subisce il contatto Zampolli. Sbatte sul fianco in corso in soccorso Vignali e rientrano i due senior tra virgolette, perché Marusic e Ture tra virgolette, perché come abbiamo detto prima Momo è del 92, quindi ancora in un ragazzo in cerca di riscatto dopo l'infortunio. 41 alla zona ospite sulla rimessa. Zonaccia sulla rimessa dal fondo per i Sabini. Pilotti ribalta, mancano 13 secondi, qui c'è tutto il tempo, la palla per Zampolli da casa sua, solo primo Ferro, contrasta Caversazio ma non riesce a recuperare la palla, quindi Momo in angolo, palla dentro, copre bene Caversazio in recupero. Meno male, ci ha messo una pezza perché Firenze sta andando di là al trotto, di là cioè in attacco, dopo aver avuto qualche problemino nel suo rimbalzo, quindi, e partendo proprio dalla linea di fondo. Palla fuori per Marusi, c'è palla dentro, Caversazio controlla molto bene, ha messo qui fuori il piede numero 15. Niente, Marusic non trova il bandolo, sì che è un ottimo giocatore per la categoria. Sì, anche lui è arrivato da Treviglio a 2, quindi un elemento sicuramente di valore. Accenna la pressione anche Firenze, ma no, scherzavano. Belloni Squeo, Zampolli. Si alza a Pilotti, ben controllato da Marusi, palla sotto, pronto il raddoppio, scarico in angolo per Belloni da tre, rapido, uno dei migliori attacchi di questo secondo tempo. Palla dentro, fuori, ribaltamento, cioè tutta l'essenza della pallacanestro. Pulita anche questa situazione di tiro dalla lunetta, praticamente un tiro libero in sospensione. È da 2, 44 a 35, risultato 5-47, partita che ha preso finalmente, diciamo, un po' di verbo. Il volo, un po' di verbo. Meno male, va. Attenzione, Pilotti, osservato speciale. Finita, Pilotti, Zampolli, finta il passaggio, si deve invece spettacolo. Spettacolo, wow. Lui sulle partenze è eccezionale, veramente incredibile, è di categoria sicuramente superiore. Ha fintato di destra, io ho guardato di là, mi sono perso quando è partito. Era mossa Kansas City, veramente. 4-6-3-5, 5-27, l'avevo detto, è entrato con un altro piglio Zampolli in questo quarto e si stanno vedendo i risultati. Assolutamente sì. Attenzione Squeo, Ture. Il cambio va in cielo per impedire, invece la palla Bianchi è fuori. Bianchi non ci pensa un secondo. Ancora da 3. 38 a 46, sono già 3 le triple, 9 punti messi a referto in questo secondo quarto, terzo quarto. Firenze, sì. Zampolli, finta per Caversato, finta il tiro. Fa flottare la difesa in aria da tre, Pilotti, e lui piedi per terra, è un killer e mette la seconda. 49 a 38, attacca subito Firenze, non lascia, non dà tempo a schierare. Toccata. La difesa toccata secondo capitan Pilotti, ritoccata da Marusic, ma vabbè, onestamente non ho visto cambiare giro allo spicchio. Se vuoi attivo l'instant replay e possiamo controllare. Slow motion. Ci siamo persi qualcosa, direi, no? Niente, andiamo, è arrivato l'ottavo ribalzo di Sguevo che si avvicina alla doppia doppia, come abbiamo detto prima, 11 punti, erano 7 ribalzi, adesso va a 8, quindi Che backdoor, solo lui poteva tenerla in mano e lo ringrazia. Avversario, anche lui si iscrive al referto. Ale, 52 a 38, torna a volare il Sebino. Quindi Momo scivola la palla, ha subito un contatto, quindi è il fallo di Zampolli.
Beh, no. Sì? Secondo me a Firenze gli è andata bene sto giro. Il secondo fallo personale di Zampolli? Zampolli, sì. È il secondo fallo di squadra. E 4 minuti da giocare. Ne due lui, due Squeo, credo. Sì, situazione falli per il momento tranquilla. Sì, 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 sì. Dopo hanno fischiato come le vaporiere i primi 5 minuti, che hanno fischiato 5 falli a 0. Poi sì, mi sembra che abbiano un po' frenato, diciamo, se no. Zampolli il rimbalzo. Sputata fuori, anche Zampolli va verso la doppia cifra di rimbalzi. Palla fuori per Belloni, può pensare il ribaltamento, invece Squeo la prova, linea di Fodo, palla fuori per Caversazio. Fermo, palla c'è sotto tempo a Squeo, che inizia a pompare dal post, scarica fuori per Zampolli, pensa al passaggio, invece al resto niente, neanche dal resto tiro. 2, bisogna 1, tirare, ai. Qui forse poteva rischiare Zampolli un tiro. Sì, ha fintato il tiro e poi non ha, cioè, ha fintato il passaggio. Buono il canestro? Dato buono il canestro? Ho visto male? Non lo so. Adesso vediamo le decisioni arbitrali. No, c'è andata 2.38. È stato primo il fallo. Sì, mi sembrava una. No, ho interpretato male quel 2. Sì, sarebbe stato. Forse stava giocando alla mora. Esatto. Giù. Cis. Marusic se ne torna in panca mestamente. Sì, ha fatto meglio nel primo quarto, adesso. No, aveva cominciato abbastanza bene. Con dei bei movimenti sotto, si era svitato. Esatto, forse il dolore alla schiena è venuto fuori. Quello di cui parlavi all'inizio. Vediamo che scusa ha Touré invece. Qui c'è Vore, blocco per lui, cerca un'avventura nel pitturato, deve scaricare, tutto chiuso, palla persa da Firenze. Da Bianchi. Ti devo dire che mi piaceva più Firenze senza Touré. Mi sembra. Sì. Meno prevedibile, più frizzante. Ciò che è stato più frizzante prima. Sì, si sentono quasi in obbligo di cercarlo. Lui, insomma, sta anche faticando. Fuori in angolo per Belloni, finita il tiro, invece va fuori, ribalta ancora, finita di tiro di Caversazio, va a appoggiare fino in di fondo. Sinistro, subisce un fallo, quindi saranno due liberi. Beh, buoni attacchi, comunque fanno lavorare la difesa di Firenze, rinunciano ai tiri già che avrebbero dopo un passaggio 2. Assolutamente sì, e ricacciano Firenze oltre la doppia cifra. Sì, siamo 52-38, quindi siamo tornati a un più 14. Un margine direi discreto. Qui coach Salieri ha aspettato che si stabilizzasse in negativo la cosa. Intanto saluto Manu. Sì, c'è stato un bel parziale di 19-11 in favore dell'Alto Sebino, quindi che ha riportato. Tra l'altro 11 punti segnati da Firenze su 3 bombe. Sì. Perché poi invece su diciamo azione più manovrata non sono ancora riusciti a entrare nell'area Sebina, proprio non riescono a entrarci. D'altra parte sono forse anche più leggeri di noi. Quindi. Poi Marusic stabilmente in panca, che è l'unico che aveva fatto un canestro da sotto. Sì, con non poca fatica. Va da sé. Un canestro molto bello. Sì. 2.50 quindi al termine di questo terzo quarto più 14 per l'Alto Sebino, 5-2-3-8. Questo punteggio è 2 liberi, quindi possibilità di portare a 16 il vantaggio per i bergamaschi. Sto guardando il quintetto ospite. Sbaglia il primo Edo Caversazio, che tu riconosci per le scarpe verdi, chiaramente. Sì. Da incredibile Hulk. Comincio anche a riconoscerlo per i voli nel pitturato. Voli in senso buono, non perché cade. È tornato in campo Caroli. Si svita Bianchi. Molto bravo. Molto elegante il suo semigancio che ha colpito il porco. Riconosco anche Bianchi per il colore delle sue scarpe, però vabbè, so. Si abbassa Zampolli, cerca. Aia, difficile questa di piloti. Passaggio difficile, sì, alto basso. Passaggio senza angolo, così.
stato intercettato dalla difesa di Firenze. Bianchi pensa al tiro, se lo prende, tiro sporco, Lasagna, il rimbalzo sì. di Giacomo, tira in faccia di Giacomo, spara. di Giacomo, scusa, ho visto solo metà del numero, esattamente 33-88, sì, di lato sono identici. Pilotti prende la palla, quindi c'è la zona di Firenze, palla sotto per Sgueo, può attaccare Di Giacomo, mette palla per terra, quintuplicato Sgueo, niente, guadagna l'angolo, ha guadagnato l'angolo, ci sarà un corner sì. a 5 secondi dalla fine, credo di sì, sale tutta la squadra con le torri in aria, no, compreso il portiere, direi è un altro sport senza pensarci, sì. One kill, buzzer beater Cavezzani, abbastanza semplice, rimessa per Zamponi, che c'è vo dal passaggio, tiro tutto facile, Cavezzani o Zampoli ha segnato? No, Cavezzani, Cavezzani, niente, palla toccata a Pilotti, toccata a Pilotti, tocco di Pilotti, il capitano che... Quindi Gio, direi che il quintetto marcia benissimo, adesso vediamo di allungare un po' la fiducia. Sì, certo, beh, d'altra parte ci ha provato Coach Crotti, ha fatto anche bene, voglio dire, con la situazione che aveva. Beh certo, l'obiettivo era... è anche quello di far crescere i giovani, e ben detto. E anche Lasagni buzzer beater. Molto bravo, molto positivo questo ragazzo. Lasagni numero 10. Classe 94 che, come abbiamo detto, arriva dall'esperienza di Serie C con il Rubiera. Palla sotto per Sgueo. Sotto! Arriva l'inchiodata! Di Sgueo! E vai! Arriva l'artillata mancina. 58-54, quindi più 14 per i Sebini. 45 secondi. Ancora da giocare in questo quarto, palla fuori, si prende la tripla e va a bersaglio. Ed è la Caroli. Quarta, quindi Caroli, sono 12 punti. Caspita, beh, stanno rimanendo in vita con i tiri da tre, sì. Li cercano bene, Attenzione alla zona. La zona, pensa, ospite. Niente, palleggia sul posto, l'attacco, la palla non gira, non si muove molto, palla per... Zampoli, arresto tiro classico, invece palla fuori per Pilotti, il timido, però è lungo il tiro, Zampoli si riprende anche il rimbalzo, sono 9 secondi che questo mancano rimbalzo, al termine, si andrà nell'uno contro uno, Zampoli subisce il fallo, aveva ancora un fallo da spendere Firenze, ancora una e volta lo fa. L'arbitro fa un gesto strano che sembra che convalidi il canestro, allora ho detto Giuper, no, niente. Quindi rimangono 3 secondi, bisogna andare al tiro libero, vediamo chi verrà servito, Pilotti, arresto, tiro, si prende questo tiro in fuori equilibrio. Vale. Finisce qua, 5-8-4-7.